Buonasera per questa 125esima puntata della diretta del sindaco, che oggi è un po' speciale, oggi è Natale. Quindi anzitutto fatemi dare l'augurio di buon Natale a tutti voi insieme alla mia famiglia, insieme a mia moglie, insieme a Margine, che oggi è qui con me. La trasmissione la sto facendo da casa e c'ho anche qualche problemino col computer perché in questo momento non sto vedendo che cosa sta andando in onda. Spero che sia tutto corretto. Vuoi dire buon Natale agli aretini? Merry Christmas. Buona Charlie. Bene, in italiano, bravissima. Allora, sapete che la nostra trasmissione è incentrata sulla questione coronavirus e sulla diffusione del contagio nella nostra città, nella nostra provincia. Quindi cominciamo con i dati, poi faremo un ragionamento anche sul perché mercoledì non ci siamo visti e ci sarà una, spero, gradita sorpresa. Dunque, oggi abbiamo 4 contagi nel comune di Arezzo e 7 nella provincia. Siccome però è da lunedì che non ci vediamo, io vi ricapitolo che cosa è successo dal 21. Allora, il 21 abbiamo avuto 9 contagi in città e 24 in provincia. Martedì 22 siamo scesi addirittura a 3 contagi ad Arezzo e 14 in provincia. Poi il 23, 20 in città, 54 in provincia. Ieri, vigilia di Natale, 10 ad Arezzo, 37 in provincia. Ripeto, oggi 4 nel comune di Arezzo, 7 nella provincia di Arezzo, il che porta il totale dei contagi nella nostra città a 3.467 da inizio pandemia e in provincia a 9.470. I totali settimanali di comune e provincia sono 66 e 204. Vediamo adesso, e prego la regia, anzi no, no, non prego la regia perché ancora non siamo ai dati nazionali, siamo al dato toscano. La Toscana oggi porta 613 contagi, il che porta il totale regionale a 118.155, con un totale settimanale di 3.395. Il commento generale è che per la nostra città, ma anche per la provincia e anche per la regione, le cose stanno andando discretamente bene. Quindi, nonostante che siamo in lockdown e ci dobbiamo rimanere fino a dopodomani, ricordo che questi 4 giorni, che sono 24, 25, 26 e 27, ci vedono sostanzialmente in una zona rossa e quindi non possiamo uscire di casa se non per motivi giustificati. Dobbiamo rimanere, diciamo, senza la possibilità di servirci di ristoranti e di caffè se non per asporto o con la consegna a casa, e quindi siamo in una sorta di zona rossa anche più ristretta del solito. Vorrei passare adesso, per confermare, diciamo, un po' l'andamento relativamente positivo dei dati, ai dati nazionali, che prego Gianni Rossi, nostro regista, di far vedere in sovraimpressione, anche se io non li vedrò, però io guardo i miei. In Italia oggi ci sono più 19.037 casi, quindi con un aumento dello 0,95%. Purtroppo i deceduti sono ancora tanti, sono 459, che portano il totale degli italiani che purtroppo non sono riusciti a superare il coronavirus indenni a 71.359, numero assolutamente impressionante. I guariti salgono di 32.324 unità, gli attualmente positivi sono meno 13.746. Ora, siccome abbiamo varie cose di cui parlare quest'oggi, chiederei alla regia di far vedere il dato degli ultimi 10 giorni dei positivi sui tamponi effettuati, che io devo guardare nella mia versione sul telefonino, perché in realtà non riesco a vedere lo schermo. Dunque, abbiamo, se l'immagine è correttamente inquadrata adesso, spero di sì, oggi abbiamo dei dati assolutamente soddisfacenti, sia calcolati con il nostro metodo, quindi positivi di oggi rispetto ai tamponi fatti 2 giorni fa, perché sapete che è un po' questa il rapporto, il tempo che occorre per processare i tamponi molecolari. Oppure anche calcolando la stessa grandezza come positivi di oggi diviso tamponi di oggi, siamo a 1,13, 0,57 il calcolo nell'altro modo, cioè sono numeri molto molto bassi. Questo sta a significare, il dato è ovviamente provinciale, che la nostra provincia sta, come dire, andando bene, quindi i positivi che saltano fuori rispetto ai tamponi effettuati sono relativamente bassi. Tant'è vero che la curva che interpreta questo fenomeno, che è la curva verde, vedete che scende passando dal 13 di dicembre a oggi. Io non starei a far vedere i dati nazionali perché rischiamo di imbrogliarci un pochino, visto che io non li posso vedere,
e andrei direttamente a invitare in trasmissione il nostro amico Giovanni Zanon. Se Gianni ce lo introduce. Buonasera, buonasera a ciao, tutti Giovanni. E tanti auguri, ciao, tanti auguri di Natale a tutti gli aretini, buon Natale a tutti. Grazie, allora perché è qui Giovanni? È qui perché mercoledì noi non ci siamo visti, perché alle 18.30, anzi alle 18, al Petrarca c'è stato un concerto molto particolare, un concerto a porte chiuse. Il teatro era addobbato per Natale con delle bellissime luci, con degli addobbi particolari, proprio un concerto di Natale. Tuttavia non c'era pubblico, perché come sapete in questo periodo non possiamo ammettere pubblico né in teatri, né in musei, né in qualsiasi altro luogo, diciamo, di agglomerazione. E quindi nell'ambito di quello che è lo Youth Festival, Youth Music Festival di Arezzo, che è una cosa inventata, ed ecco perché qui oggi da Marjorie Leiden insieme a Giovanni Zanon, seguendo una storia che però non voglio raccontarvi io, vorrei che ve la raccontasse Giovanni, come è nata quest'idea, come si è sviluppata e il perché di questo concerto. Prego Giovanni. Sì, allora, è un'idea che è nata qualche mese fa, per cercare di offrire alla città un evento culturale e musicale che potesse avvicinare i giovani alla musica. E per far questo abbiamo fatto una serie di attività che purtroppo per due volte sono state bloccate dalla pandemia, la prima volta a marzo, la seconda volta a novembre, e siamo riusciti a fare un evento che ci ha dato dei bellissimi risultati, perché abbiamo avuto un teatro pieno di giovani, abbiamo avuto delle risposte meravigliose da parte di giovani, e quindi è stato davvero un evento che ci ha dato un segnale che questo festival potesse davvero fare una cosa bella per la città. E per riuscire a creare un ponte tra questo festival che abbiamo dovuto annullare nuovamente e l'anno, il prossimo anno che ci auguriamo essere migliore di quello appena passato, abbiamo deciso di organizzare questo concerto per dare un segnale alla città, per dare un evento culturale, musicale, che potesse in qualche modo alleviare i dolori di un anno che è stato davvero tragico per tutti noi. Esatto. Sia dal punto di vista personale che lavorativo, che appunto anche da un punto di vista umano è stato molto difficile per tutti. Per cui questo molto era pesante, stato no? Pesante, difficile, tutti sempre distanti. Per noi musicisti è stato tremendo non avere il pubblico davanti. Però abbiamo comunque deciso di offrire questo concerto in streaming e in diretta TV, che è stato molto seguito, è stato molto apprezzato, e di questo sono davvero felice. Che appunto aveva l'obiettivo di creare un ponte, di dare un segnale alla città, di dare un evento musicale, regalare questo evento musicale alla città. Non c'era ovviamente nessun tipo di biglietto. E certo. Per cui sono davvero soddisfatto di essere riuscito, insieme a Mergere, insieme alla Fondazione Guido d'Arezzo e al Comune, sono soddisfatto di essere riuscito a proporre questo evento, perché credo che la città ne avesse bisogno. È un piccolo segnale per dimostrare che siamo vivi, che comunque bravo, l'arte deve continuare, che la musica comunque può fare un qualcosa di bello, soprattutto in una situazione come quella tragica che stiamo vivendo. Esatto, è un po', diciamo, la vitalità di un settore che è tra i più penalizzati, forse il più penalizzato in un momento di chiusura come questo. I teatri non sono frequentabili, i concerti sono stati annullati praticamente tutti, e ormai chi fa concerti lo fa da remoto, lo fa su piattaforma. Ecco, noi abbiamo voluto, Arezzo è la città di Guido d'Arezzo, l'inventore delle sette note, quindi abbiamo voluto dare un significato al nostro Natale attraverso questo bel concerto, che magari, se ci vuoi ricordare Giovanni, insieme a chi l'hai fatto, perché tra gli altri sì, uno lo ricordo io, che è Mario, certo, Cassi, che certo, è il baritono arezzino internazionale, che si è reso disponibile per fare questo concerto. E poi c'erano una pianista e una violoncellista che vorrei introducessi te per un secondo. C'erano due splendide musiciste, Erika Piccotti al violoncello e Eleonora Armellini al pianoforte, e poi appunto Mario Cassi. Insieme abbiamo deciso di proporre questo programma. È un programma molto conosciuto, un programma che si sposava bene con il tema del concerto, e siamo stati davvero soddisfatti dai risultati che abbiamo ottenuto. Credo che fosse necessario da parte del comune, della città di Arezzo, proporre agli aretini un piccolo regalo per questo Natale, che è stato un anno davvero difficile, per cui questo piccolo regalo siamo stati davvero felici di poterlo fare. È stato un grande regalo, Giovanni, di cui ti ringrazio a nome di tutta la città e soprattutto dei ragazzi,
di coloro che sono riusciti a seguire. Città che tra l'altro inizio a sentire un po' mia, perché è veramente una città che mi ha accolto ed è una città che amo, per cui sono sempre felice di tornare ad Arezzo. Yes. Bene, benissimo. E quindi nel dare l'augurio di Buon Natale agli aretini a casa, io non mi dilinguerò oggi a dare risposte ai cittadini, naturalmente anche alle famiglie, perché diciamo le domande con le polemiche che talvolta sottendono le vorrei lasciare a lunedì prossimo, oggi vorrei chiudere in maniera diversa. Ricordando una cosa sì però, una comunicazione di servizio, i buoni spesa, per coloro che hanno bisogno di un supporto economico per fare la spesa e che il Comune sta erogando, la domanda è stata prorogata fino alla possibilità di presentare domanda è stata prorogata fino all'ultimo dell'anno, fino al 31/12. Quindi è possibile fino al 31 collegarsi e fare domanda per ottenere il sussidio alimentare. Da lunedì 28, quindi da quando riaprono gli uffici comunali, saranno attive nuovamente tutte le linee speciali già dedicate ai cittadini per le informazioni che riguardano questo servizio. Ricordo brevemente il numero che spero Giovanni e Gianni riesca a mandare in sovrimpressione. Tutti e quattro i numeri sono 0575 il nostro prefisso, 377 le prime tre cifre e poi 264 oppure 179 oppure 293 oppure 278. Con questo io vi ringrazio della vostra presenza anche oggi per chi c'è e ci salutiamo con un altro regalo che ci fa Giovanni per dare il Buon Natale, il giorno di Natale a tutti gli aretini, una breve performance che lui ha registrato quest'oggi e che spero sia correttamente arrivata e che la regia riesca a mandare in onda, perché il nostro modo, nostro di noi aretini che siamo forse più di altri appassionati di musica, è il nostro modo per augurare Buon Natale a tutti. Tanti auguri a tutti gli aretini, Buon Natale, buone feste. Ce la faremo, mi scordo sempre, ce la faremo. Ce la faremo.